Wattai a tutti ciurma e benvenuti a giocare in questo nuovissimo, anche se a distanza di più di un anno, episodio su The Last of Us. Qualcuno di voi probabilmente si starà chiedendo che sta succedendo, perché ho ripreso questa serie a distanza di un anno. Ebbene ragazzi, perché effettivamente comunque mi era dispiaciuto lasciare in sospeso appunto questa serie, in quanto veramente tanti, comunque tanti di voi ragazzi, nel corso del tempo mi hanno chiesto se effettivamente l'avrei mai continuata. E quindi, visto che comunque adesso ragazzi ho anche qui PS5 che comunque può leggere i dischi per PS4, mi sono detta, visto che comunque ce l'ho sulla scrivania, ce l'ho per registrarmi Resident Evil 4 Remake, a questo punto delle cose, perché non riprendere The Last of Us? Perché non finire questa serie che comunque era appunto tanto apprezzata da tanti di voi? Rispondermi di no sarebbe stato comunque effettivamente inutile, perché non c'era una motivazione che mi avrebbe spinta a non doverla continuare questa serie. E quindi quando ho chiesto conferma a voi su vari social, comunque sulla sezione qui community ragazzi, se vi sarebbe piaciuta l'idea di vederla di nuovo sul mio canale, il vostro consenso ragazzi è stato, io direi, pazzesco, perché siete stati tutti quanti veramente contentissimi all'idea che avrei continuato appunto questo gioco. Per fortuna quindi sono riuscita a recuperare il salvataggio dalla PS4, quello almeno non lo avevo cancellato, non l'avevo eliminato, non avevo avuto comunque ragione per eliminarlo, e quindi ovviamente ragazzi ho passato il salvataggio qua su PS5, per cui la magia si è compiuta. Ovviamente riprenderemo esattamente da dove ci eravamo fermati più di un anno fa. Qualcuno di voi mi ha addirittura detto, perché non compri il remake di The Last of Us per PS5? Ho risposto che ovviamente ragazzi sarebbe stato effettivamente un pochettino inutile, anche perché avrebbe significato comunque ricominciarlo da capo, e non era mia intenzione ovviamente ricominciarlo da capo, visto che comunque fino ad un certo punto ragazzi appunto lo avevo giocato. Quindi, come sempre, non dimenticatevi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, ragazzi, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. E quindi eccoci qua di ritorno. Ovviamente, ragazzi, non mi posso ricordare proprio nello specifico tutto quello che era successo nello scorso episodio, per cui sicuramente comunque vi lascerò la schedina qua da qualche parte, nel caso doveste volervelo recuperare per avere le idee un pochettino più chiare. L'unica cosa che ho visto è il punto dove eravamo arrivati, ci eravamo lasciati esattamente ragazzi nel punto in cui Joel, Ellie e i loro amici del momento si ritrovano a dover far fronte a un cecchino veramente ben poco simpatico, direi, perché non fa che spararci addosso, ci vuole ammazzare. Per cui ragazzi, l'ultima volta, esatto, ci eravamo lasciati proprio qui in balia di questo benedetto cecchino che non sappiamo cosa diavolo voglia da noi, perché cavolo ci stia sparando addosso, anche se probabilmente sempre questioni di sopravvivenza. Quindi dobbiamo un attimo vedere da che parte passare. Allora proviamo a salire di qua e a regolarci così, perché magari da qui ragazzi non ci vede se restiamo nascosti dietro i vari muretti eccetera eccetera eccetera. Quindi credo che passare da qui sia proprio la cosa migliore. Quindi restiamo bassi, restiamo furtivi. Gli altri ragazzi mi sa che rimangono indietro, perché me l'ho presa io la responsabilità di andare in avanscoperta. Quindi ecco già, no, nella casa no. Cioè, mo me dovreste dire come cacchio avete fatto. Assore, dai, a mamme da bastardo, che non sei altro. Come cacchio hai fatto? Aia, annaggia, te picchio così, che faccio prima? Porca miseria, mi ha fatto malissimo. Ok, curiamoci un attimo. Sto cercando di riprendere ovviamente un attimo di dimestichezza. Oh, oddio, ecco, mi sono messa proprio in mezzo, mi ero appena curata, porcaccia miseriaccia. Okay. Nascondetevi in casa, magari vi salvate. Magari sì, se non mi vedi, testa di minchia. Allora, prima di esporci troppo. Ok, bravi, guarda un po' al massimo. Nascondetevi in casa, magari vi salvate. Quante altre volte vuoi ripeterla questa frase di pupù? Scusa, non è che posso. Ok, oddio, barretta energetica, sì, ma come la prendevo? Ah, ok, così. E dai, già sono quattro. Già sono quattro volte che lo dici. Bello! Te pareva, ci si devono mettere pure gli altri. No, raga, greve.
E sarà un bersaglio facile. Oh, che grande ovvietà che mi ha appena detto. Stiamo pronti, ragazzi. Vediamo di non farci colpire troppo perché... Ah, bello. È su crepace, però. Minchia, se te sparo... Se te sparo con questa, ce devi crepà. Voglio dire, è sentito con cosa te sto a sparare? Sì. Oddio, niente, raga, oh, continuo a... Oddio. Continuo a farmi colpire, fraccecchino. Ok, diciamo che abbiamo ricominciato veramente alla grande, ragazzi, posso dirlo? Eccolo. Minchia, arriva da giù il bastard. Ah! Ecco, se rimango ferma. Oddio, oddio, chi è? Chi è? No, 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 non mi sparerete alle spalle. Stavolta non mi farò prendere. Oddio, non mi farò prendere. Stanno arrivando, raga, di prepotenza. Io sapete che faccio? Mi metto qua, guarda. Oddio, arrivano. Aspetta, mi hanno perso le vista? Veramente? Cerchiamo di non stare troppo vicino alle finestre, ragazzi, perché potrebbe essere un problema. Possibile che... ciao, bello. Aggira il pegliati. Ok, ok. Se vado alternando le armi così può essere figa la questione. E ciao, bello. Guarda, io ho una mira di merda, ma mi sa che tu mi batti, non vorrei dire. Ok, ok, ok. Fatto fuori pure l'altro amico Fritz. C'è sta qualcun altro? Spero sinceramente di no, perché... Eccolo là. Niente, raga, ce ne sta più di uno. Oh, porca miseria, più di uno! Non ti azzardare ad usare quel coso, mi sa che quello lancia gli esplosivi. Cioè, allora, no, parliamone seriamente. Come minchia dovrei fare? Oh, fabbrichiamoci un altro medikit, ragazzi, perché comunque la situazione la vedo abbastanza grave e critica. Non ho più tanti colpi. Oddio. Oh, ti ho sparato nelle palle, scusa, bello. Era voluto, te lo dico, ho sprecato un colpo. Ecco, se te spara in faccia pure era voluto, sappilo. Va bene, allora io devo però, ragazzi, trovare il modo un attimino pure di avanzare. Perché se no così posso stare qua 3 anni. E non so se va bene stare qua 3 anni. Direi proprio di no. Ok, apriamo qua. Ecco, è comunque al massimo. Fantastico, meraviglioso. Spero di andarmene via da te, guarda, chiunque tu sia, bello. Comunque qualcun altro l'ho fatto fuori. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a procedere quest'oggi, perché lo sto trovando parecchio complicato riuscire ad andare avanti. Comunque, quindi guardiamoci intorno anche. Vediamo, posso uscire da qua, forse. Ah, qui non mi vedi, pezzo di merda, per caso. Oddio, non vorrei essere un bersaglio troppo facile, quindi corriamo come se non ci fosse un domani. Oddio, chi è? No, non mi venite a rompere i marons. Manteniamo la calma, non ci... Oddio, ce n'è uno lì. L'ho visto. Aspetta, posso cambiarlo con qualcos'altro? Ah, con questa che è un po' più a distanza, certo. No, l'avevo visto. Mo' da dove deve sbucare il bastardo? Deve sbucare da lì. Oddio, ragazzi, ok, cerchiamo lì. Di mantenere la calma. Un attimo de... Oh, eccolo. Fatti vedere, pezzo di cacca. Oddio. Regà, sono nella cacca pupù. Aspetta, lo posso ammazzare furtivamente se non mi vede? Sarebbe così meraviglioso riuscire ad ammazzarlo furtivamente. Bellissimo sarebbe. Strangola, grazie. Oh, che bella sensation. Qualcun altro mi sta vedendo? Qualcun altro ha sentito il fatto che l'ho appena strangolato? Non ci fate caso, ragazzi, è tutta immaginazione. No, qualcuno se n'è accorto, ma esatto. Fantastico, davvero splendido e meraviglioso. Come... Oh, cazzo. Dov'è? Chi è? A chi è che mi vede nella lavanderia? Si avvicini, se hai coraggio, signore! Bombara! E barabombara! Oh, come si è infilato nello scap. Che bello. Fatto sta. E tu non vedi un... Non vedi un cazzo, amico. Ah! Che cazzo è? Raga, ho finito le munizioni per pistola e per quell'altra incredibile pistola super powering. Ok, mo a parte tutti gli scherzi, io corro, fatemi andare, ragazzi, perché qua non c'è tanto tempo da perdere. Ci sta questo infamone
che mi spara nelle chiappone e io lo devo far forone. Vabbè, questa rima non c'è stava, però. Allora, vediamo se c'è qualcosa di utile piuttosto. Senza perdere troppo tempo, non c'è stata mazza. Che palle. Ok, quindi non ci resta che andare di sopra. Tra l'altro devo sperare che sia questa la casa giusta, ma spero di sì. Non facciamoci sentire perché il tizio potrebbe essere in agguato e credo proprio sia dietro quella porta lì, ragazzi. Quindi, prima di farci beccare come polli, direi di guardare di qua, di guardare di là. Ma dov'è? Eccolo qua! Bello di casa! State un po' fermo con quest'arma appuntita! È pericoloso! Ecco fatto, via libera ragazzi. Come hanno fatto già a capire che, oddio. Oh no, io di copertura non posso giocare. Perché col cecchino faccio abbastanza pena, diciamocelo. Quindi con tutta la buona volontà, bello al volo. Nelle palle, yuhu, negli zebedei. Ok, possiamo fare, possiamo andare. Ecco, l'ho mancato grandissimamente. Accidenti, nelle palle pure. Oddio, ma è caduto il tizio? No, non ho visto se è inciampato. È stata una scena bellissima, devo essere sincera. Veramente bellissima. Bella pure a te, patapum pam pam. Patapum pam pam. Quanti altri ne vogliono arrivare? Che vi faccio saltare gli zebedei pure a voi. Forza ragazzi, muovetevi, muovetevi, che c'è sto io a farvi da copertura. Dai, per quanto la mia mira faccia cacare, mi sto facendo saltare in aria a tutti i testicoloni. Bello di casa. Oddio, ho preso la scatola. Malissimo. Male, male, male. Eccolo qua, un altro. No! Mannaggia. Mannaggia, se le manchi così tanto. Ok, sul ginocchio, via, anzi. Oddio, via il fegato, anzi i testicoli di nuovo. Niente, raga, sembra che la mia mira automaticamente debba mirare i testicoli. Io non vorrei dire, ma è simpaticissima questa cosa. Davvero simpaticissima. Il top sarebbe headshotarli, però è già lì e chiedere troppo. In effetti, ok, via le palle, pure a te. Oh, quante persone castrate. Almeno non vi riprodurrete, guarda, stiamo facendo un favore all'umanità. Per quanto ne sia rimasta poca. In effetti, io che cosa dovrei fare contro quel coso? Cosa gli è... Cosa dovrei fare? Gli buco le gomme. Io devo bucare le gomme. Non ho opportunità io contro quel coso, Tu però salti in aria. Eppure te là sopra che t'ho visto. Bello, via la testa. Eppure te qua sotto, bello che t'ho visto. Via la testa. Ok, lo vedo, lo vedo. L'ho mancato, credo. Si è nascosto dietro al muretto il bastardo. E l'ho mancato di nuovo, che meraviglia. Di cazzo sono, Dio santo. Niente, gli sparano ma sono mortali questi. Fermate là, fermate nelle chiappe. Direttamente. E nelle chiappe pure a te. No, l'ho mancato, mannaggia, restriscio l'ho preso. Restriscio l'ho preso di nuovo. Ah, non l'ho preso, via pure a te. Via, non mi fate arrabbiare che vi sparo nei deretani. State lontani, che se no vi sparo nei deretani. Intanto continuo, questo io non gli posso fare una beneamata ceppa. Ok, è andata a fuoco un'auto, che spettacolo meraviglioso. Anche il cadavere sul cofano di questo affare è uno spettacolo meraviglioso, oserei dire. Run, mi piacerebbe correre via, però. Oh, il simpatico ometto da dentro che lancia le molotov. Ecco fatto, guarda. Oh, vedere questo spettacolo da quassù è... Cazzo! È pura poesia. Oh, è stata tosta. Sì. Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Ok. Grazie, Joel. Prego, bella! Sono qui apposta. Guarda qua. Bene, ce l'abbiamo fatta. Mi sono immolata tipo 3 o 4 volte per la causa, però dobbiamo muoverci. È stato bello. Bene. Sam! Oh, che succede? Ah! Cazzo, cazzo! Oh, ma gli ho sparato, puttana miseria! Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Da dove cazzo sono usciti, mostico? Oddio, no. Muoviamoci! Oddio, non venite, ne stanno arrivando altri, che questi corrono! Corri, corri, corri! No, 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 pure in corsa no, pure i soggetti in corsa no, fin quando camminano...
Ancora forse ce la posso fare. Ma già quando corro no. Ecco, vedete, già l'ho mancato. Mannaggia la puttanazza. Su mori, cioè, oddio raga, sono troppi, non ce la posso fare. Eh no, più sotto è così, non posso mirare. È andata tutto a puttane, ragazzi, credo. Sta andando tutto a quel paese. Mannaggia santa, sono 300 miliardi. Non posso farci un bel niente. E stanno arrivando tutti qua. Oh cazzius. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, fatti lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ah sì, direi. Cioè, non ci terrei ad aspettare che sia qui. Cioè, che siano lì a mangiarmi. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Che simpatici. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Del tipo? Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Non mi sembra vada tutto okay. A posto. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina, che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. È vero, gli avrò preso sto coso. Se non sa che esiste, non può portarlo via.
Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. Oh, cazzo. Non mi ricordavo che fosse stato morso, puttana. È un buon miseria. Profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Oddio. Sam? Oh no. Sam! Ma che diavolo? Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Mannaggia, dai! Sam! Ellie, stai qui? Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Oh mio Dio! Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo. Questo è The Last of Us, ragazzi. Come, insomma, ovviamente qualsiasi tipo, ragazzi, di roba che affronti tipo apocalisse zombie, però comunque ovviamente è sempre dura rendersi conto che è un mondo nel quale veramente sopravvivere è difficile, non solo ovviamente per salvare la propria vita, ma è difficile anche, secondo me, riuscire a mantenere una certa lucidità mentale, perché comunque poi vedete, succedono robe del genere che secondo me ti mettono a dura prova, perché magari ti ritrovi appunto a vedere persone che ami o persone che hai imparato ad amare o che comunque hai conosciuto, sono diventate tue amiche, purtroppo magari ti ritrovi a vederle morire e... Seguiamo il fiume, ci porterà diretti da Tommy. E quindi non andiamo. Tutti ovviamente riescono a sostenere cose del genere. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tommy? Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguarda cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che siamo unito alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata l'ultima volta che l'hai visto? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Benissimo. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Ok, sì, quindi alla fine, con o senza il tuo aiuto, raggiungeremo qualcosa. Andiamo avanti. Avevamo deciso quindi di andare da Tommy. Ok. Aspetta, oddio, non mi ricordo, ragazzi, se era una cosa che avevano deciso prima appunto dell'autunno e se l'hanno deciso adesso. Questo ovviamente io non me lo ricordo, magari me lo dirà qualcuno di voi in commento. Una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. Come? Senti, so cos'è, ma non come funziona. È una cosa che anche si studia a scuola. Ok. E come facciamo ad attraversarlo? Adesso lo vedremo, lì siamo appena arrivati. Dammi un attimo di respiro. Mannaggia la miseria. Allora, qua si può aprire.
Usiamolo, dai. Ecco. Usiamo l'uso del coltello per aprire qua, perché ovviamente, ragazzi, c'è una meravigliosa scorta di roba qua dentro. E io mi piglio tutto, ma tipo tutto, tutto, Però allora, mi posso creare qualcosa? Allora, io direi, ragazzi, che le molotov comunque possono essere utili. Quindi mi creo qualcosina per vedere se posso prendere pure queste ultime cose che ho lasciato qua. E per il resto, con 70 pillole, direi quasi, quasi, ragazzi, di aspettare la salute massima. Perché comunque ci serve quanta più salute possibile. Comunque non ci lascia prendere nient'altro, così sembrerebbe. Non ci resta che, ovviamente, ruotare questa. Ma non so se servirà poi tanta qualcosa. Comunque dovremo girare di sicuro anche quell'altra, ragazzi. Vediamo di girarla tutta, tutta, ma tutta quanta. Ecco, con questa fatto. Siamo a metà. Lo se so, riusciamo tesoro. A sollevare l'altra, passeremo. Lo so, ok. Aspetta un attimo che scavalco pure io e fammi andare avanti a me. Come minchia ci arrivo dall'altra parte, però? Ah, se io mi butto in acqua qui, ci sarà qualcosa di utile qua sotto? Immagino di sì. Cioè, la risposta ai nostri problemi deve essere per forza qua sotto, perché di sopra non c'è una ceppa. Però direi di risalire un attimo prima di morire annegati. Ah, qua dentro posso entrare però. Niente, devo rifare un salto di sopra, ragazzi. Joel, fino a mo in Sirenetto non ci si è ancora trasformato, quindi abbiate un attimo di pazienza, perché la sua respirazione è quella che è. Su, forza Joel, dai, immergiti tesoro, dai. Vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, ecco, è questa che ci serve. Sì. Ci serve proprio questa piattaforma di legno, perché la piccola Ellie non sa nuotare. E quindi ci serve un piccolo aiuto. Ecco fatto. Arrivo. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Esattamente, già sai quello che devi fare. Ma sei troppo brava. Su, i tuoi fan ti aspettano. Coraggio, tanto c'è il tuo chauffeur Joel che ti porta in giro, vedi, perché te di andare nell'acqua non se ne parla. Quindi reggiti tesoro, perché io meglio di questo non posso fare. Quindi andiamo dall'altro lato. Dove caspita la faccio arrampicare, per forza di qua. Qua è l'unico punto in cui non c'è ringhiera, quindi mi sa proprio che ti tocca fare almeno un piccolo zomp. Ok, usa quelle braccine, su. Oh, fantastico. E adesso immagino di poter tornare indietro, perché tu girerai quell'affare. Ovviamente, sì. Meraviglioso, quindi togliamoci dall'ammollo, perché mi si sono congelate anche le unghie dei piedi. E passiamo da qui. Wow. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Certo, non ho intenzione di cadere di sotto. Non sono ancora così stupido. Che squadra. Tac. Sì. High five. Bene, Ellie, forza. Andiamo. Stiamo facendo una bella scampagnata. Andremo a trovare il caro zio Tommy, sempre se vorrà accoglierci. Lo so, anch'io. Giuro che farò il prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Beh, se muoio di fame sarà colpa tua. Ah, la tragedia greca deve sempre fare lei. Se vuoi prova pure a sparare uno scoiattolo, vediamo quanto è bella la tua bella e efficace la tua mira, semmai. Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Ok, quindi dovremmo aprire, comunque oltrepassare questo grande cancello. Dobbiamo solo scoprire come. Una bella map. Una mappa della centrale energetica della contea di Jackson. Meraviglioso. Beh, che ora come ora ci serve fino a un certo punto. E abbiamo appena trovato anche questa nuova arma, questa nuova pistola. Il diablo. Me gusta il diablo, ci. Allora, raccogliamo quello che si può raccogliere, ovviamente. Ingranaggini, cassettini non li apriamo, sembrerebbe di no. Le forbici, e questa roba manco. Allora, creiamoci un fumogeno, ragazzi, anche se ve devo dire sinceramente il fumogeno lo uso veramente di rado. E creiamoci un altro coltello, visto che ci siamo. Tanto comunque, raga, le risorse ci servono, quindi volente o nolente è inutile risparmiarne troppe. Anche perché comunque per fortuna ne stiamo trovando altre, quindi. Allora, perché fissi i cassonetti? C'è qualcosa di così bello? Vabbè. Vediamo un pochettino. Da che parte possiamo passare secondo te? No, dimmi, cioè potresti esprimere un'idea ogni tanto, anche se a volte parli per certe battutazze, regà, del cazzo.
E che c'entrava il cancello, l'avevo capito pure io. Mi piacerebbe passare al cancello. Ah, è così semplice? No, non è così semplice. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Vengo in pace. Ok. Vengo in pace. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo no. che il posto fosse occupato. Facciamo una scampagnata. Cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa, li conosci? Conosco eccolo lui. Eccolo lì, eccolo lì. Era proprio Tommy. Quello stronzo di mio fratello. Porca troia. Oh, che bello. Cristo santo. Eh già. Fatti Mamma guardare. Mamma mia, regà. Dopo quanti Cazzo, anni. Cazzo, se sei vecchio. Sì, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Falso comunque allarme. L'abbiamo sono incontrato amici. Prima di quel C'erano che attaccati. Pensassimo, Ci ovviamente. Sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Oh, i cavalli. Che bello. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. No, perché urli? È qui. Posso? Che minchia urli. Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Mm. Veramente sì. Che belli. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Tocca la chiappona del cavallo. Bene, continuiamo il giro. Subì, un po' di discrezione. No, vabbè, a parte tutto. Che bello. Earl, okay. Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Ok. Beh, chissà, raga, cioè, quale esperto deve sapere come far ripartire la centrale? Oddio, magari uno che ha un minimo di Maria, conoscenza nel campo. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, non ti preoccupare. Lasciamo andare i ragazzi. Oh. Stai Sto serena. Mandando Tommy, aspettate. Dai. Che dolce. È la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo Questo da una fallimento. Settimana, ma sembra una vita. Lo so, però... Ho qualcosa per te. Che cosa? L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Cos'è? Ecco. Oh. È consumata, ma è ancora bella. Che dolce. Un bel pensiero, comunque. Cioè, nonostante avesse discusso col fratello, tornato a casa, ha trovato la foto, l'ha presa. No, grazie. Perché no? Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Sembra Bradley Cooper, ragazzi, Tommy. C'ha qualcosa di Bradley Cooper. Va bene. Evidentemente ti fa troppo male, ragazzi. Deve essere devastante, appunto, lo stavamo dicendo prima. Certe cose probabilmente non si riescono mai a elaborare, quindi avere un ricordo così nitido della figlia sotto agli occhi evidentemente è troppo dura per lui.
Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Sì. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Però, dai. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Noi lo stiamo facendo. Come fate a difendere? Ammirevole. Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Ok. Che c'è? Oh, cane! Ehi, bello. Ciao! Quello è Buckley. Non è proprio un cane. Ma che bravo che sei. È utile averlo in giro. Oh, che dolce. Non mi ricordavo manco questo dettaglio, ragazzi. Ormai sono passati talmente tanti anni che... veramente... come se lo rigiocassi per la prima volta. Forse stavolta ci siamo. Salve, buongiorno. Dai, mi piace l'ottimismo. Non ci credi? Io sì. Non ho detto niente. Scommetto che funziona. Io non ho parlato, certo. Ma ci credo. E anche due. Ma sì, e dai, sii positivo. Devo solo riattivare lo scudo. Se continui a pensare che non funziona, continuerà a non funzionare. Dai, incrociamo le dita, speriamo bene. Esattamente. Va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti. Dammi un secondo. Eccolo là, ottimo. Bravi ragazzi. Avanti, vai. Bravi. È arrivato il momento. E tu che non avevi fiducia, buon lavoro, ragazzi. Testone. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. E bravi. Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ho vinto la scommessa, bello. Okay, Joel. Non appena li trovi, eh? Andiamo a parlare. Me li ridai. Andiamo a parlare. Ok. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sapessi. Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. Esatto. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? A sta scelta. Lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Oh, ti ricordi shit. Ancora come si uccide, vero? Ho fatto fino a un attimo fa. C'è aria di tensione, ragazzi, fra sti due fratelli, eh. Banditi, non mi piace, non mi piace per niente. Oh, ti ricordi ancora come si uccide? Sì, ma la mia mira è quella di sempre. Cioè, una merda, ecco, vedete. Famo. Dobbiamo. Sì, però pure voi gli sparate. Perché questi non crepano? Mannaggia la miseria. Vabbè, possiamo andare avanti senza farci ammazzare. Chi c'è? Ti vedo.
Chi c'è manca lì? Chi c'è manca lì? Dai, dallo su. Aia, ecco. Fatevi un po' vedere, ragazzi. Che già faccio fatica, ecco. Oh, niente, raga. Eppure cerco di mirare come si deve, eh. Va bene, io vado da qua, ho capito. Che non posso stare 3 ore appresso alle vostre chiappe puzzolenti. Allora, si va, signori, all'arrembaggio, avanti tutta. Oh cazzo, no, vabbè, raga, sono riuscita a mancarlo. Non so se... per la tensione, Tommy, spostate. Ecco, se no te sparo a te. Ok, raccogliamo quello che si può raccogliere, come sempre, perché è fondamentale per riuscire a procedere. Forza, ragazzi, andate avanti voi, io vi copro le spalle. Ok, ok, prendiamo pure quest'altra pistola, raga, perché ormai con quell'altra i colpi sono quelli che sono. Minchia, con 3 colpi, se è bello che è morto, era ora. Rivediamo. Cos'è? Andiamo al ponte. Progetti della centrale. I banditi entrano nell'edificio. Potete uscire di lì. Siamo in trappola. Dobbiamo prendervi, restate. Ok, prendiamo la mazza, raga, è vero. Ok, vado avanti io, non vi preoccupate. Allora, la mazza c'ha, raga, più slot, quindi direi che me tengo quella, me sa. Ok, sono riuscita a non... cioè, ok, a prenderlo, anche questo lì. Speriamo che il colpo sia efficace. Ok, andiamo avanti, ragazzi, intanto che qualcuno di loro ricarica. Forza, belli, su, fatevi avanti. Non abbiate paure, eh. Non abbiate paure. Oh. Ok, 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 c'è aria di tensione. C'è aria di tensione. Ok, ho finito anche questi. Con questo però posso zoomare, ragazzi. Anche se questo è un colpo solo. Boom, headshot. Ah, cazzo, gli è saltato solo l'elmetto. Che sfiga di merda. Ok, headshot. Avanti così. Ragazzi, state calmi. Via pure un altro. Minchia, sta pistola è formidabile, ragazzi. È spettacolare. Minchia, con un colpo li distruggi. No, l'ho mancato. Che palle. Ok, con la pistola a così tanta distanza non è molto semplice, però andremo avanti nonostante tutto. Ma figlio... oh! Ma come cazzo? Ma cazzo di merda, ti stercoli tutto il resto. Ah, guarda, adesso... ah, è Tommy, oddio, stavo andando a gonfiarlo, ragazzi. Ok, in 3 non siete riusciti ad ammazzarlo. Mannaggia tutto, ecco. Oh. Eccoli quei figli di puttana. Il problema è che io di colpi non ne ho più. Ok, c'ho 3 pallottole per fucile a pompa. Non c'è altro? Minchia, sti pezzenti non hanno rilasciato nulla. Ok, sì. Questo e questo. Ok. Joel. Fai quello che devi. Fai quello che devi. Ah, adesso te serve tu, fratello, eh. Ok, possiamo usare anche l'arco, ragazzi. Però perlomeno ci proviamo. Eh no, se ti sposti, figlio di puttana. Dimmi che è morto. Ok, uno è morto, però. Cazzo. Non vedo dovete muovere, accidenti. Ok, è morto. Prendiamo tutto, sto per morire anch'io. Curiamoci. Veloce, veloce, veloce. Ok, qua intorno c'è roba utile. Ballo. Proprio un bel guaio che dobbiate essere così tanti e che siate venuti ad invadere questo posto di pace e fratellanza. Fratellanza un po' meno, perché non è che fosse tanto entusiasta. Avviciniamoci. Ecco, minchia che combo. Sì, sì. Maria. Ellie e Maria, fantastico. Ok, meno male. C'è mancato davvero un niente. Ho utilizzato tutto il mio arsenale, però. Tutto ok? Sì, è a posto. Sto bene, sto bene. Joel, oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto, dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, ai tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. E zitta.
Ah, certo. Ecco. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Che dolce, ripeti, anche Tommy. Non ti ho sentito. Joel! Che c'è? Cosa, che c'è? La tua ragazzina. No! Ha preso un cavallo ed è scappata. Zio santo! L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Allora ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Comunque di cose ne abbiamo viste, di situazioni ne abbiamo vissute. Ovviamente è sempre un'emozione incredibile ragazzi, questo gioco. Quindi riprenderemo ovviamente da qui la prossima volta. E poi purtroppo con gli adolescenti è così che funziona. Non gli puoi dire una mezza parola che subito si offendono. E che fanno? Pensano di scapparsene prendendo un cavallo. Mannaggia te, Ellie, quando ti trovo te cambio i connotati. Come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.